Salve a tutti. Il titolo che presenterò oggi è la versione definitiva di un gioco di cui avevo mostrato l'alfa circa un anno fa. Phantasmal. Per chi non avesse visto il mio video precedente, Phantasmal è un gioco horror roguelike. Quindi anche in questo caso morte permanente e generazione procedurale dei livelli. Questo titolo nel giro di un anno è passato in vendita su Steam, ha subito molte migliorie ed è stato praticamente riscritto tutto, sia nell'ambientazione sia come codice. Da circa un mese a questa parte, infatti, lo sviluppatore ha aggiornato l'intero titolo per funzionare con Unity 5. Sebbene alcuni bug in questa versione siano ancora evidenti, come alcune animazioni malfunzionanti e la possibilità di interagire con alcuni oggetti dietro ai muri, il titolo gira molto bene. In ogni caso lo sviluppatore ci sta ancora lavorando, quindi sono fiducioso che fixerà tutto in fretta. Chi aveva visto la scorsa recensione ricorderà che l'ambientazione del gioco era un college. Come dite? Questo non è un college ma un tugurio? Beh, sì. L'ultima versione di Phantasmal è infatti ambientata in un luogo molto particolare, che una volta esisteva davvero. Kudlon Walled City. Meglio conosciuta anche come City of Darkness. Già da quello che vi sto mostrando non dovrebbe essere per voi difficile capire perché questo posto si fosse meritato un simile soprannome, ma, prima di illustrarvi la trama di questo gioco, farò una breve lezione di storia sul luogo realmente esistito in cui questo è ambientato. Kudlon Walled City fu fondata dall'impero cinese alla fine del XIX secolo nella regione di Hong Kong ed era un fortino militare posto a difesa dell'omonima città e del commercio di sale nella zona. Quando la città divenne colonia inglese, non di certo col benestare della Cina, la situazione politica per questa cittadella di pochi ettari cambiò radicalmente. Per non incrinare ulteriormente i rapporti fra le due nazioni, l'Inghilterra decise infatti di non amministrare la zona, ma lo stesso fece anche la Cina. La regione quindi di fatto si trasformò in un'enclave autonoma ed autogestita dai suoi stessi abitanti, ove immigravano spesso criminali e cittadini perseguitati in genere che volevano fuggire dal potere delle nazioni vicine. Dopo l'occupazione giapponese della regione durante la Seconda Guerra Mondiale la zona fu demolita e il materiale ottenuto utilizzato per costruire il vicino aeroporto, ma nel 1947, con la resa dell'impero giapponese, i vecchi contrasti fra Cina e il governo di Hong Kong filo-britannico si riaccesero, la situazione di stallo continuò e in questo stato di anarchia la regione venne rioccupata da squatter e criminali delle triadi cinesi. La piccola cittadella, che nel dopoguerra ospitava solo case di legno di un piano, crebbe quindi a dismisura in pochi decenni assieme alla vicina Hong Kong. Le casette in breve tempo infatti si trasformarono in condomini multipiano di cemento talmente attaccati fra loro in un intricato labirinto, tale che ai piani inferiori nemmeno arrivava la luce del sole. Nella totale anarchia, questi edifici vennero costruiti senza la supervisione di nessun architetto e senza nessun servizio per i cittadini. Non esistevano reti fognarie, servizi d'ordine, sanità, assolutamente nulla. Oltre alle triadi che imperversavano, la città divenne anche famosa per le sue distillerie di oppio, i suoi casinò, i bordelli e per l'uso massiccio di droga al suo interno, oltre che per i numerosi studi dentistici aperti nel suo perimetro da professionisti senza scrupoli in fuga perché denunciati da qualcuno. Non è raro infatti in questo gioco trovare poltrone da dentista in giro per i livelli. L'unico posto dove la luce del sole si poteva ammirare, il tetto degli edifici, era luogo di gioco per i bambini e di relax per tutti gli abitanti. La città, a causa delle sue scadenti condizioni di vita, fu demolita dal governo di Hong Kong nel 1994 e al suo posto venne edificato un parco. La popolazione, che all'epoca raggiungeva i 30.000 abitanti, rendendola il luogo più densamente popolato al mondo, col valore record di più di 1 milione di abitanti per chilometro quadrato, fu quindi evacuata e trasferita in nuovi insediamenti. La cosa incredibile fu che molte persone del luogo non vollero lasciare il posto dove vivevano e dovette intervenire la polizia per sgomberarle. I motivi? Molti di questi abitanti ancora oggi rimpiangono quella vita perché, nella totale anarchia, dato che non si poteva contare su un supporto statale, la popolazione era molto coesa e tutto si faceva assieme.
cosa che è stata irrimediabilmente persa dopo la demolizione della città è la separazione forzata dei suoi abitanti. In descrizione trovate, se volete, dei link per documentarvi ulteriormente sull'argomento. Phantasmal è ambientato in questo luogo poche settimane prima della sua demolizione. La trama è relativamente semplice. Un investigatore privato, che altri non è che il giocatore, decide di recarsi in questo posto per seguire la sua bizzarra zia Jackie, ossessionata da uno strano culto. Nell'avventurarsi qui cade da un tetto e si ritrova imprigionato nel labirinto di edifici. A questo punto non gli resterà che scappare se non vuole conoscere sulla sua pelle quello di cui era ossessionata sua zia. Creature con la testa di polipo prese direttamente dai romanzi di Lovecraft che lo sviluppatore ha buttato dentro il gioco e che sono di fatto le stesse del titolo Alpha ambientato nel college. La storia man mano viene poi rivelata dai documenti che è possibile rinvenire in giro per la mappa, quindi non vi spoilerò nulla. Sappiate solo che lo sviluppatore nel crearla ha preso spunto dalla vera storia di Walled City e che questa storia, come il gioco stesso, è in qualche modo generata proceduralmente. Infatti il dev, a quanto ho capito, pensa di proseguire lo sviluppo in modo tale che i documenti random sparsi in giro, in un modo che ricorda i vecchi Resident Evil, se raccolti influenzino l'evolversi stesso degli eventi. L'obiettivo che si prefigge è senza dubbio ambizioso e complesso, ma sono curioso di vedere come andrà a finire. Nella partita di prima sono, si fa per dire, morto in modo a dir poco idiota, ma grazie a questa mia bravata potete vedere come il livello ora generato sia molto diverso dal precedente. Lo sviluppatore ha infatti curato molto la generazione procedurale dei livelli. Oltre a una buona varietà di stanze utilizzata, ha infatti aggiunto un sacco di dettagli che vengono piazzati in maniera diversa ad ogni partita. Oltre agli oggetti e ai nemici, anche dettagli come le candele, gli interruttori della luce o le finestre sono distribuiti sempre in maniera differente ed alterano in modo significativo sia il gameplay sia l'aspetto estetico stesso del livello. La luce in particolare, oltre a consentire di vedere, fa in modo che nella zona illuminata non spavnino dei nemici. Quindi accendere gli interruttori è un buon modo per ridurre il carico di avversari in un livello. D'altro canto però la luce li rende molto più facili da individuare. Cosa non bella in un gioco che fa del gameplay stealth il suo punto di forza. Se starete al buio, infatti potrete passare quasi a un palmo degli avversari senza farvi notare, ma se accenderete le luci, che non potrete poi spegnere, scordatevi di fare una cosa simile. Lo stesso se punterete la vostra torcia direttamente in faccia ai mob. Giocando imparerete a muovervi accovacciati, senza fare rumore urtando gli oggetti e sfruttando al massimo le fonti di luce per farvi strada. Sia artificiali come gli interruttori, sia naturali come i lampi che per frazioni di secondo entrano dalle poche finestre illuminando a giorno le stanze. Un altro aspetto aggiunto alla genema porca troia. Volevo dire, un'altra cosa che lo sviluppatore ha recentemente aggiunto al gioco sono alcuni jump scare, come per l'appunto questo. Probabilmente il mio video non rende tanto bene la cosa, ma sostanzialmente questi eventi random appaiono quando meno te lo aspetti ed aumentano moltissimo il senso di tensione nel gioco, che comunque è già buono. Questi eventi, anche se in questo video forse l'ho reso un po' male, vi garantisco che vi faranno cagare in mano. E ve lo dice uno che di horror ne ha visti parecchi. Altro che Slender o Five Nights at Freddy. Se c'è una cosa in cui Phantasmal riesce bene è il senso di tensione. Quando Phantasmal è stato pensato, lo sviluppatore ha fatto un ragionamento molto semplice. I giochi horror, dopo che li finisci, non spaventano più perché ormai sai dove sono gli eventi che fanno spaventare il giocatore. Quindi perché non provare a creare un horror dove è la generazione procedurale a generare livelli sempre diversi, con picchi di tensione sempre in punti diversi? Così il giocatore si spaventerà sempre ad ogni nuova partita. Mai fatto ragionamento più azzeccato. Eccoci all'ascensore. Ci porterà al secondo livello. Ognuno dei 5 livelli di una partita si finisce raggiungendo un ascensore. Una cosa che molti odiano di questo gioco, ma che io ritengo tutto sommato una scelta azzeccata, in linea con lo stile anni 90 in cui il titolo è ambientato, è l'effetto pellicola rovinata.
Questo effetto grafico, così come il motion blur da alcuni giudicato eccessivo, è comunque disabilitabile dalle opzioni. Altra cosa che molti odiano, almeno della versione vecchia del titolo fatta con Unity 4, è la grafica da retro game. Anche qui il titolo con l'upgrade da Unity 5 ha fatto progressi, anche se ovviamente non è una grafica da AAA. La cosa però forse più odiata di questo titolo è, strano a dirsi, la sua natura roguelike. Ebbene sì. Nonostante il punto di forza di questo gioco sia proprio la generazione procedurale del gameplay horror, c'è chi vorrebbe salvare la partita per non perdere il filo della storia. Allora caro Joe Chang, tu che sviluppi questo gioco e che sei anche iscritto al mio canale, lo so che la cosa fa incazzare te quanto me, ma per favore metti a sti imbecilli le opzioni per salvare la partita. Chi vuole la usa e chi no, così tu vendi di più e hai meno cagacazzo. Non credo che capisca l'italiano, ma gli spedirò a riguardo un messaggio in inglese. Fissare determinati nemici farà calare il vostro livello di sanità mentale. Vi accorgerete di questo perché l'indicatore in alto a destra diventerà verde. Persistendo andrete incontro prima a offuscamento della vista e poi ad allucinazioni. Miseriaccia. Mi hanno bloccato la strada. Forse posso distrarli lanciando un flare nel corridoio nell'angolo di fronte a me. Dannata immondizia, sono finito dalla padella alla brace. Via di corsa. I nemici sono attirati dalla luce dei flare. Se saprete usarli, cioè non come ho fatto io ora, potrete attraversare agevolmente corridoi fulminanti di avversari. Non so che cazzo sia successo, ma sono salvo. Chissà se è stato un bug o se ho sfondato la porta. Incredibile. A 2 metri dal buco dove sono caduto c'era l'uscita del secondo livello. L'ultima cosa di cui parlare di questo gioco è il dormiente. Questo mostro onnisciente si sveglierà se farete troppo casino, specie con le armi da fuoco. Non si può uccidere, è l'unico modo per sopravviverci e prendere l'ascensore del livello prima che vi raggiunga. Credo che molti miei fan conoscano questo gioco. Planet Explorers. È da parecchio che non ne parlo. Tutti pensate che come titolo sia morto e che i miei video vi abbiano fatto buttare 20 e passa euro. Vero? Beh, le cose non stanno proprio così, anche se su Steam fra le recensioni sta girando questa voce. Planet Explorers sta in realtà facendo, molto più in grande, quello che Phantasmal ha fatto in piccolo in circa un mese. Rifare tutto il gioco usando Unity 5 al posto di Unity 4. Al momento attuale però i rilasci fatti con Unity 5 hanno ancora parecchi bug, quindi il team di sviluppo ha deciso di rilasciarli solo nel ramo beta di Steam, in modo da lasciare l'attuale versione alfa giocabile. Se volete vedere gli sviluppi in tempo reale abilitate il ramo beta, c'è un rilascio nuovo ogni circa 2 settimane. Vedo che sta diventando pratica comune su Steam spacciare giochi in sviluppo per morti solo perché non si vedono nuovi rilasci scaricati automaticamente. Per favore, prima di dire queste cose e pubblicarle vi prego di informarvi. O finiremo per danneggiare dei bravi sviluppatori che si stanno facendo un mazzo 4. Il codice in Unity 4 di Planet Explorer specca dal punto di vista grafico, quindi è stata una scelta giustissima a mio parere questo upgrade. Purtroppo richiederà un po' di pazienza, ma è il prezzo da pagare per avere un gioco migliore. Sono stufo sinceramente di vedere gente che ha giocato a questo gioco centinaia di ore o anche recensori acclamati criticare titoli scritti in Unity che gli sviluppatori stanno riscrivendo per la nuova versione del motore. Come se fosse una cosa che si fa in 2 giorni. Lo stesso Minecraft è stato rilasciato in versione 1.0 da Nothoc pieno di bug, e Jed ci ha impiegato un anno per risistemare il codice. Pensate che un titolo come Planet Explorers, 100 volte più complesso di Minecraft, sia più facile da riscrivere da zero? Su via. È vero che ci sono dev che hanno preso per il culo i propri utenti, ma questo non significa che bisogna demonizzare tutto quello che sembra produrre tempi morti. Con questa critica vi saluto e vi do il solito arrivederci alla prossima.